Bene, ok, diamo il via ufficiale, benvenuti a tutte le persone che sono collegate e ai nostri partecipanti, grazie qui con noi. Oggi questo webinar dedicato al tema del nuovo CAM viene organizzato dal progetto Verde Vale, che come dice la parola stessa è appunto un progetto che ha come obiettivo dare valore al verde urbano, e ospitiamo come primo tema proprio questo del CAM, perché è una componente basilare anche del progetto Verde Vale, proprio avere una conoscenza precisa del verde urbano e quindi in particolare nel CAM gli aspetti legati al censimento, che sono sicuramente una delle componenti innovative. Questo webinar è organizzato in due parti, concettualmente, la prima maggiormente dedicata al CAM e una seconda dedicata al valore aggiunto, diciamo, che su questi obiettivi il progetto Verde Vale porta. Quindi subito condivido una slide per introdurre il tema del CAM, poi finite i primi tre interventi. Mostrerò ancora due cose per introdurre meglio il progetto Verde Vale. Quindi un secondo che andiamo a condividere questa schermata, giusto per introdurre il tema del CAM. Quindi sono tre articoli, il CAM, appunto, nei primi tre articoli in pratica si dice che sostituisce il nuovo CAM, il CAM vecchio, ovviamente, e che entra in vigore, mi pare, ad agosto di quest'anno, quindi attualmente è in vigore. E tutto quello che sono poi i contenuti veri e propri stanno nell'allegato 1. Quindi questo è lo schema sintetico che poi è stato fatto proprio anche, mi pare, si trova sul sito sia di SIA che dell'Associazione dei gestori del verde pubblico. Allora, nell'allegato 1 ci sono tre sezioni. La prima che riguarda il piano d'azione, i punti A, B e C sono di premessa, però sono importanti. Invito tutti quanti a leggerli perché danno proprio lo scenario, ovviamente, nel quale si devono andare ad inquadrare tutte le cose che poi vengono specificate nei punti successivi. Nel punto D e successivi invece si entra nel merito. Il CAM ovviamente è riferito sia ai servizi di progettazione di nuove aree verdi e di riqualificazione delle aree esistenti, quindi ci sono consigli sulla selezione dei candidati, specifiche tecniche, criteri premianti. Stesso schema si ripete anche per quanto riguarda gli aspetti di gestione e manutenzione del verde alla lettera E. In questo caso è più articolato, ovviamente, perché sono specifiche tecniche, piano di gestione, manutenzione, catasto degli alberi, fino ad arrivare, vedete, il punto 18, oli biodegradabili per manutenzione delle macchine, quindi tutta una serie di specifiche clausole contrattuali molto dettagliate, e poi con i criteri premianti, per esempio l'educazione ambientale, che sicuramente è una novità di questo CAM, cioè gli aspetti di comunicazione sono enfatizzati, fino ad arrivare, per esempio, al miglioramento del censimento, e ad esempio la valorizzazione e gestione del materiale residuale. Stesso concetto per il punto F, dove si va a definire quali sono i criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti, quindi F, G e H per la fornitura di prodotti, rispettivamente per il materiale florovivaistico, per i prodotti fertilizzanti e per gli impianti di irrigazione. Vado molto rapidamente. La scheda A è l'approfondimento, diciamo, per quanto riguarda il punto di precedente, e riguarda proprio i temi della progettazione e della riqualificazione delle aree esistenti. Questo forse meriterà un webinar dedicato, perché ovviamente sono temi molto interessanti. Vedete che si articola molto nelle specifiche il discorso, per esempio, legato anche alle opere di arredo urbano, alle opere, gli impianti di illuminazione, fino, per esempio, o poi ovviamente in dettaglio, ai piani di gestione e manutenzione delle aree verdi con monitoraggio periodico, eccetera, eccetera. Quindi molto più dettagliato del CAM precedente. Poi la scheda B, dove si parla di una nuova componente fondamentale ovviamente per un appalto, cioè sapere di che cosa si sta parlando. Quindi
le aree di gestione del verde, e poi a livello 2 il catasto degli alberi, e poi a livello 3 gli altri elementi del verde. Su questo avremo poi un intervento di approfondimento. Questo era la necessaria premessa per così introdurre il tema del CAM. Chiedo a Franco Guzzetti di condividere con noi l'esperienza che lui ha condotto, anche perché ha contribuito alla scrittura di queste specifiche, e poi soprattutto quali sono queste novità e che peso hanno per una buona gestione del verde. Vai Franco, grazie. Allora, buongiorno a tutti, sono Franco Guzzetti, sono professore associato di topografia e cartografia e insegno sistemi informativi al Politecnico di Milano e da tanti anni, ormai 15, mi interesso di tutte le problematiche legate al verde pubblico soprattutto, ma in particolar modo agli aspetti legati alle informazioni legate al verde pubblico. Allora, volevo riassumere, avendoci lavorato, volevo riassumere brevemente quali sono qual è lo spirito e quali sono gli elementi innovativi che ci sono nel CAM nel verde. Innanzitutto il fatto che nasca una norma, anziché venga aggiornata la norma esistente, con una caratteristica particolare che io vorrei dire quasi che ha un taglio quasi educativo, cioè ci sono molte parti del documento della norma che rilanciano a degli obiettivi di medio e lungo termine. Infatti, l'ho qui davanti a me, quindi alcune frasi le rilego. Proprio all'inizio la norma cita che i CAM sono per iniziare un approccio strategico nei confronti del verde e per questo si introducono degli elementi di gestione del verde che vengono ritenuti fondamentali e sono il censimento del verde, il piano del verde, il regolamento del verde pubblico e privato e il bilancio arboreo. Questi quattro elementi sono quelli che hanno l'obiettivo di far maturare l'amministrazione pubblica nella gestione del verde. Noi sappiamo che spesso e volentieri, soprattutto le medie e piccole amministrazioni gestiscono il verde per quello che possono, poco tempo, pochi soldi, poca capacità progettuale o anche certe volte voglia progettuale. I CAM rendono invece quasi necessario fare dei passi in più per questi obiettivi, perché tanti piccoli verdi pubblici di tutte le nostre città fanno un grande verde pubblico e col verde pubblico si sta scoprendo, si possono fare degli interventi che arrivano a un servizio sociale per la città. Il verde pubblico diventano concettualmente, vengono quasi parificati ad altri interventi prettamente sociali. E infatti sono aspetti molto molto interessanti su cui poi gli interventi dopo di me approfondiranno. Allora, di questi quattro elementi strategici, il primo è il censimento del verde. Censimento del verde, anche qui leggo, per la corretta pianificazione di nuove aree verdi, per la programmazione del servizio di manutenzione del verde, per la progettazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio esistente e per la stima degli investimenti economici necessari al mantenimento del verde. La stima economica è l'ultima. Ok, quindi gli elementi più importanti sono quelli precedenti. Servono per pensare, progettare, ragionare meglio sul verde. Allora, il censimento in particolare diventa obbligatorio, vabbè, al 2021 ormai ci siamo, manca poco più di un mese, quindi è obbligatorio a scale differenti. C'è un primo livello obbligatorio per tutti i comuni che è sostanzialmente il censimento delle aree. È per fare ordine. In tante amministrazioni ancora non si sa qual è il verde pubblico, non si sa dove si deve intervenire. Quindi serve a fare un ordine, a creare un primo database, a creare quindi un codice area e a sapere quanti sono, sommando poi tutti i verdi di tutti i comuni, qual è il patrimonio disponibile per il verde pubblico. Fate conto che in tante regioni, la Regione Lombardia sicuramente, in parallelo gli strumenti urbanistici hanno come obiettivo la riduzione del suolo. Allora, verde pubblico, riduzione del suolo vuol dire aree pubbliche dove magari si possono fare degli interventi, eccetera. Quindi è un primo livello, sostanzialmente definisce un perimetro che poi è visibile in mappa con uno strumento adeguato. Il secondo livello è già un livello superiore ed è sostanzialmente il censimento degli alberi. Quindi tutti gli alberi, quelli dei filoni degli alberati e quelli delle aree pubbliche.
si cominciano a introdurre tutta una serie di elementi in questo censimento che permettono poi l'intelligenza. Come sempre, le informazioni associate alla posizione degli oggetti creano la base per il sistema informativo territoriale. Il sistema informativo territoriale è uno strumento che permette di interrogare, osservare, pianificare, gestire. Quindi è il livello 2 del censimento per i comuni sopra i 15.000 abitanti, introduce gli elementi di base che possono aiutare a progettare in maniera dettagliata gli alberi, quindi non ancora le superfici, ma gli alberi, introducendo alcuni aspetti. Vabbè, ogni albero avrà un suo codice, avrà un suo numero d'ordine in funzione dell'area a cui appartiene, e viene rilevata il tipo di specie, la data presunta di messa a dimora, o per le nuove dimore evidentemente la data di messa a dimora, e una serie di caratteristiche anche fisiche della pianta, quindi l'altezza, il diametro, la chioma, la data di rilievo, tutti elementi che servono a poi anche a gestire. Quindi si possono a questi elementi associare i trattamenti, le potature, tanto per darne uno, ma tutti i trattamenti che si fanno sugli alberi, per cui poi deve essere anche abbastanza semplice e veloce rispondere alla domanda dell'amministrazione: abbiamo fatto le potature? Oppure il contrario, perché succede sempre il contrario. Quando dobbiamo fare le potature? Una certa specie ha bisogno di essere potata almeno ogni 3-4 anni, almeno, e quindi non negli investimenti, ma nei soldi del titolo primo. Le amministrazioni comunali devono mettere i soldi necessari per le potature, perché se non eseguo questi trattamenti gli alberi diventano pericolosi, nel senso, prima cosa crescono male e poi tutto quello che ne permette la buona gestione va un po' a remengo, e quindi poi nascono tutti i danni che purtroppo frequentemente vediamo. Il terzo livello, libero, quindi possono aderire anche i comuni da 15.000 abitanti, è l'auspicio che si vada tutti in quella direzione, è il censimento di tutti gli elementi del verde, quindi anche tutte le superfici, soprattutto tutti quegli aspetti legati alla gestione del verde. Nelle aree verdi esistono oltretutto normalmente, ad esempio, i giochi e altri aspetti, i cestini per la raccolta dei rifiuti, le panchine, l'illuminazione. Quindi fare in modo che quegli ambiti siano molto conosciuti, siano facili da controllare, e da capo possono essere progettati gli elementi innovativi per una vita differente. Penso che poi un po' di esempi verranno, ma ormai l'interazione con il clima, quindi scoprire che i parchi urbani ben gestiti, facili da utilizzare per i cittadini, sono anche quei posti dove d'estate, ad esempio, ci sono 2, 3, 4 gradi in meno rispetto a una piazza assolata nelle vicinanze, aiuta, no? Aiuta i cittadini. Ecco, tutto questo modello dati, quindi i censimenti dei vari livelli, in particolare il secondo e il terzo livello, crea il presupposto per il sistema informativo del verde. Il sistema informativo del verde, oltre che a essere il supporto per la pianificazione, è un elemento fondamentale per la partecipazione dei cittadini. Allora, qui io direi che è importante capire come i campi del verde non sono una norma, quindi sono un obbligo, e saranno insegnati. Quindi io penso che, dicevamo prima di cominciare, come noi all'università stiamo insegnando il CAM dell'edilizia a tutti gli ingegneri e gli architetti, nelle scuole di agraria sarà insegnato il CAM del verde pubblico, perché diventa un elemento, diventa una norma da seguire tutte le volte che si vuole avviare, si vuole avviare in quella direzione, cioè tutte le volte che si deve gestire il verde. Ma io stavo dicendo che, oltre che una norma, sono una, secondo me, una grande opportunità, perché permettono tutta una serie di miglioramenti a livello soprattutto dell'approccio fra il pubblico e il privato, che sono estremamente importanti in questo periodo. In tutti noi sta crescendo l'attenzione al verde, però dobbiamo maturare. Faccio un paio di esempi molto molto concreti, perché in questo periodo sono anche pro tempore assessore al comune di Velzo, e quindi col verde ogni tanto mi arrabbio. Cambiamenti climatici, specie messe a dimora magari 50-60 anni fa, poco adatte già di natura a stare in un viale, in un cordolo troppo stretto. Per di più, col cambiamento climatico, raffiche di vento di 10, 15, 20, anche di più chilometri all'ora
rispetto a quelli che capitavano solo 20 anni fa, e abbiamo una moria di alberi. Sempre c'è, ci sono i soldi per andare a raccogliere gli alberi che cadono per effetto naturale, tra virgolette. Se cade l'albero davanti a casa mia perché c'è stato temporale, dico mamma mia, povero albero. Questo lo dicono tutti i cittadini, cioè abbiamo una sensibilità forte di queste cose qui. Dove ci manca la sensibilità? Ci manca la conoscenza. Non tutte le specie possono durare 60-70 anni. Le specie per durare tot tempo devono essere ben curate. A un certo punto ci sono dati oggettivi che possono essere supportati, quindi da un sistema informativo territoriale che si basa sul censimento del verde e che lo mantiene aggiornato, ci vanno a dire che quella pianta lì è a fine vita e per lei, albero, e per noi cittadini è molto meglio sostituirla, magari, non necessariamente, ma magari sostituirla. Cioè, è uno strumento che permette di dialogare anche con i cittadini, con le richieste, con l'umor a certe volte, e di vedere con più intelligenza perché si fanno certi interventi, per farli in maniera più intelligente, per spiegarli in maniera più intelligente. Il processo di digitalizzazione legato al censimento, oltretutto, è uno dei processi che adesso sentiamo tutti i giorni al telegiornale, viene molto spinto. Cioè la conoscenza del verde tramite un censimento, un sistema informativo territoriale, è uno di quegli aspetti che introducono le smart city, cioè rende intelligente l'approccio della città con tutto quello che c'è dentro, gli edifici, il verde, il traffico, i servizi. Avere conoscenze digitali, cioè avere la facilità di poter interrogare informazioni, quindi riprogettare o modificare o trasmettere di conseguenza ulteriori informazioni, ci permette di migliorare la città in cui viviamo. Uno degli elementi fondamentali, ma penso che sarà l'intervento dell'architetto Di Maria dopo di me, è la gestione del verde. Allora, il censimento del verde è fondamentale per una gestione del verde. Diciamo che un po' per scommessa nel 2005, 15 anni fa, poi formalizzato nel 2007 col Comune di Milano, se c'è qualcuno che ascolta magari potrà anche testimoniarlo con il suo intervento alla fine, si è cominciato una sfida di trasformare, diciamo, il vecchio modo di fare, di gestire il verde pubblico in un sistema informativo. E quante cose sono migliorate nella gestione di Milano. Poi ci si può sempre lamentare del fatto che l'erba non è tagliata correttamente, eccetera. Questo è un altro livello, ma l'intelligenza che c'è dietro alla gestione del verde pubblico in Milano e ormai in tanti altri comuni è interessante. Perché è interessante? Interessante anche perché la gestione corretta del verde ci permette di, tramite un sistema informativo territoriale, quindi tramite il censimento del verde, ci permette di sfruttare il lavoro quotidiano di tutti quelli che mettono, tolgono, tagliano, potano, eccetera, 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 per aggiornare le informazioni del sistema informativo stesso. Quindi per avere un livello di conoscenza sempre aggiornato. Pensate che le direttive internazionali sui sistemi informativi territoriali proprio dicono che le informazioni devono essere catturate laddove è più semplice, più economico e più certo, cioè dove qualcuno che ci sta lavorando modifica uno o più degli attributi di quell'oggetto lì e quindi riesce a riportare la corretta informazione a costo quasi nullo, perché tanto ci sta già lavorando, all'interno del sistema informativo territoriale. Quindi la gestione del verde pubblico con un sistema informativo territoriale appoggiato sul censimento è un grande passo in avanti. Io torno a fare adesso l'esperienza dell'amministratore, il mio comune è poco più di 18.000 abitanti, è difficile certe volte, però poi ci si può associare, cosa che non abbiamo ancora tentato di fare forse, associare più comuni limitrofi, sia nelle caratteristiche dell'appalto, sia nella gestione del verde, per avere un livello magari superiore per questi argomenti, in particolare per la gestione del verde. Poi, e chiudo con l'ultimo aspetto legato all'introduzione del censimento nei CAM del verde pubblico. Allora, penso che anche qui gli interventi dopo di me faranno esempi. Il progetto stesso è un grande esempio di quello che si può fare con il censimento del verde. Legato al censimento del verde ci sono delle strategie innovative a cui ormai non possiamo più fare a meno.
ci sono grandi interessi per la qualità del verde pubblico che passano per la profonda conoscenza del verde. Non so, una tesi che sto curando è sempre riguardante Milano, la biodiversità che c'è in Milano, quante differenti tipologie di specie, quali specie ci sono. Una volta, io ricordo documenti storici letti, per cui quando c'era il viale che portava, che erano i grandi viali di collegamento della città, si progettavano certi tipi di specie. Però ricordiamoci, il clima è cambiato, il traffico è cambiato, il modo di vivere la città è cambiato, e quindi come siamo messi da quel punto di vista? Interessante ad esempio andare a studiare nelle grandi città soprattutto, ma anche pensando alla mia città, anche lì, dove sistemarle. È ovvio che una pianta messa a dimora all'ombra fa fatica. Allora in un viale dove è meglio e quale è meglio mettere a dimora? Poi ci sono le allergie, ci sono la capacità di catturare la CO2, cioè di convertire, c'è la capacità di interagire con le particelle PM10, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche lì il verde apre, il censimento del verde finalmente apre la possibilità per tutti i comuni per una nuova strada verso la gestione del verde. Penso di aver spiegato il grande passo in avanti che col censimento possiamo fare. Assolutamente, grazie Franco. Mi sembra un'introduzione ottima. Hai citato appunto il contributo anche che verrà da altri relatori. Io sottolineo il fatto che appunto avendo una banca dati molto accurata e aggiornata, è chiaro che l'hai citato anche tu, il tema della conoscenza e quindi della condivisione con i cittadini, delle informazioni, è un altro tema sicuramente una potenzialità da sfruttare. Non voglio rubare tempo, Francesca Di Maria è già pronta, puoi condividere lo schermo, ti presenti prima, poi condividi lo schermo, farà un approfondimento appunto sulla parte proprio della scheda B del CAM. Vai. Buongiorno a tutti, io sono l'architetto Francesca Di Maria e sono la project manager del progetto Verde Vale. Adesso approfondiremo la parte che riguarda il censimento del verde e della strutturazione della banca dati, un po' la logica che è nata, come anticipava il professor Guzzetti. Vedremo i tre livelli nel dettaglio, quali sono le informazioni obbligatorie e vi farò vedere anche qualche esempio. Adesso condivido la mia presentazione. Adesso un attimino che mi sta partendo la condivisione. Si vede bene, eccoci, perfetto. Qua. Perfetto, allora iniziamo. Allora, che cosa prevedono i CAM? Come già anticipato dal professor Guzzetti, nella scheda B noi abbiamo proprio un preciso riferimento al censimento del verde. Il censimento del verde che, come dicevamo, ha uno scopo prettamente conoscitivo che poi nelle schermate successive vi farò vedere come è proprio legato alla manutenzione, alla gestione del servizio, perché proprio la conoscenza mi permette poi di redigere dei capitolati precisi quando vado in fase di gara, riesco a dare le quantità giuste quando devo andare a fare i miei computi, per cui diciamo che proprio nel CAM viene data questa obbligatorietà che viene censita in tre diversi livelli di dettaglio. Il primo livello di dettaglio è quindi quello obbligatorio per tutti i comuni, in cui io vado a definire una sorta di tabella, di anagrafica di tutte le aree che vado a gestire, che possono essere i grandi parchi, possono essere i singoli fiari, lo singolo spartitraffico o la rotonda stradale, e ad esse darne una codifica. Non solo, ma fondamentale è l'individuazione in mappa. Quindi io vado sostanzialmente a digitare un perimetro e dico, dentro questo perimetro vado a fare determinate lavorazioni che mi permettono di mantenere il verde pubblico. Poi vediamo che ci sono anche due livelli di definizione di questa digitalizzazione del perimetro. Il livello 2 invece è quello che riguarda l'obbligatorietà del censimento dell'anagrafica delle alberature, quindi parliamo dell'oggetto albero, dell'oggetto arboreo, che diventerà subito obbligatoria per i comuni sopra i 25.000 abitanti. Invece a partire dal 2021, come diceva il professor Guzzetti, diventa obbligatorio anche per i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questa cosa, se ricordate, era già presente nella legge 10 del 2013, quando veniva data l'obbligatorietà
sostanzialmente di creare un catasto delle alberature. Il catasto delle alberature poi è legato anche al concetto dei nascituri all'interno dei comuni, no? Non solo per i bambini nati, ma anche redigere una scheda che riguardava la pianta dedicata a quel bambino, ma anche i bambini che venivano adottati. Un livello 3 invece che vediamo essere quello più di dettaglio, dove io vado a censire non solo la definizione dell'area dove faccio i miei interventi, non solo la posizione delle alberature con le sue determinate caratteristiche, ma vado anche ad individuare e precisamente a censire praticamente tutti quegli oggetti che ricadono alle aree del verde, perché i comuni non gestiscono soltanto lavorazioni che riguardano sfalci e potature, ma molte volte, come diceva prima il professor Guzzetti, noi nelle aree verdi ci troviamo a impattare anche con oggetti che riguardano l'arredo, abbiamo le pavimentazioni, abbiamo gli steccati, abbiamo tutto ciò che riguarda le aree ludiche e le aree sportive, per cui una serie di complessità di oggetti che è necessario andare a censire con quel livello di dettaglio. Perché? Perché io ho una lavorazione precisa con un costo preciso che mi necessita una conoscenza di questo tipo di dettaglio. Allora, poi riassumo velocemente, quindi il livello 1, livello basico in cui io identifico un'area, ne do una codifica, ne do una nomenclatura, che può essere la sua toponomastica, ne do una classificazione, che può essere riferita alla sua tipologia del verde, magari citando il piano del verde, se il comune in quel caso ha un piano del verde, o anche solo una semplice distinzione che può riguardare le mie lavorazioni. Se per me è comodo sapere che ho dei giardini storici, dei filari o dei cili stradali, perché in alcuni faccio 8 tagli, 7, 4, definire questa classificazione sicuramente mi aiuta a meglio comprendere le distinzioni del verde all'interno di un comune. La classificazione ISTAT, l'intensità di fruizione, che è un altro concetto introdotto dai CAM, fondamentale, perché se io riesco a dare un livello anche alto, medio, basso di fruizione di ciascun'area, questo mi consente per i livelli successivi di dare delle priorità. Quindi se io so che su un'area ho una fruizione maggiore, sarà quella su cui andrò a indagare maggiormente il mio censimento ed approfondirlo, e quindi può darmi una sorta di step per la costruzione di questo rilievo. Data di inizio gestione e fine gestione, perché? Perché come in tutte le banche dati, come in tutti i sistemi informativi territoriali, un dato non si crea e poi si distrugge, ma io creo un dato e poi vado a dargli un inizio di quella, quindi un inizio di vita, che può essere l'inizio di vita dell'appalto di gestione, può essere la data d'inizio della pianta quando vado a posarla, può essere il momento in cui vado a mettere giù il mio giochino. Quindi questo perché? Perché mi consente intanto di far invecchiare nella storia il mio oggetto, e il momento in cui non ho più la gestione di esso, questo viene magari smantellato se parlo del gioco, o se parlo di un'area magari viene data in concessione a qualcun altro, quindi esce ed entra. Molte volte negli appalti del verde c'è questa migrazione, mi è capitato per esperienza magari sul Comune di Milano, dove si inizia l'appalto con determinate superfici, poi durante l'anno magari vi è la grande opera che mi toglie perché diventano a cantiere quelle aree, poi me ne rientrano nuove ancora, per cui questa, cioè mettere una data d'inizio, una data di fine, aiuta per ogni anno a tenere sotto controllo quelli che sono il patrimonio, le mie superfici, come variano nel tempo all'interno dell'appalto. Perimetrazione reale o fittizia. Cosa vuole dire? Vuole dire che io nel livello 1 vado a dire la via Dante è composta da codice 001 ed è composta, se ho un livello di dettaglio, posso andare ad individuare le singole aree, quindi in questo caso sono i tornelli, le aiuole dove risiedono le alberature del filare, e quindi la somma di questi singoli quadratini mi darà la reale superficie di gestione, la somma di tutte le aree afferenti il patrimonio verde del comune mi darà la totale superficie dell'appalto di gestione di manutenzione. Ho dei casi invece in cui questo tipo di informazioni di dettaglio io non ce l'ho, però nel CAM mi si viene chiesto almeno di indicare dov'è quella superficie, quindi in questo caso io vado ad individuare tutta l'asse del filare, comprensiva in questo caso dei marciapiedi, dell'area l'area veicolare, no? Però qual è la differenza? Su questa io riesco a individuare una superficie precisa, su questa io riesco almeno a collegare, ad associare determinate informazioni, dove so che lì però l'informazione è un po' più lasca, però so dove vado a intervenire puntualmente. Secondo livello, quindi quello che riguarda gli alberi, come
come qua ho riassunto nella schermata quello che dicevamo prima, quindi per i comuni sopra i 25.000 abitanti al 2021 e sopra i 15.000 con l'anno nuovo. Opportuno, dice il CAM, sarebbe estendere questo censimento anche ad attrezzi ludici e ad attrezzi sportivi. Perché? Perché come le alberature, queste vanno a impattare sulla sicurezza del cittadino. Quindi tenere monitorato gli attrezzi ludici e tenerli certificati e conformi rispetto alle normative UNIEN, questo sarebbe anche questo buon costume. Quindi noi abbiamo, diciamo, una priorità data all'alberatura, però nella norma si parla anche di estendere questa cosa a quegli oggetti sensibili, quindi, come dicevo prima, che impattano sulla sicurezza del cittadino, quindi gli attrezzi ludici o sportivi. Quello che adesso vi mostro nella slide successiva sono i contenuti minimi che devono essere acquisiti in fase di censimento inerente alla conoscenza del patrimonio arboreo, quindi degli alberi. Vuole dire andare a redigere per ogni alberatura una singola scheda pianta, per cui io do un codice alla pianta, ovvero vado dando una numerazione univoca che può essere univoca su tutta la città, sulla globalità della città, oppure univoca all'interno della singola località, quindi se ho il parco, ho il filare, la rotonda, potrei avere tante piante numerate come la pianta 1, oppure avere una numerazione sull'intero territorio. Il codice dell'area, perché il momento in cui io ho stabilito un perimetro e ho preso la posizione, ed è il punto successivo, la coordinata della mia alberatura, esso ricade all'interno di quel contorno, quindi afferisce a quel codice località. Una data d'inizio, che sarà la data di posa. Quando io vado a mettere la data di posa, come stavo dicendo prima, io vado a individuare un momento, una data storica in cui quell'oggetto nasce, a cui io posso dare, ad esempio, un'età stimata, se indicativamente so quando è stata messa quella pianta, o precisa se magari mi esce dal vivaio e quindi ne so veramente qual è l'età. Data di fine gestione, ovviamente, il momento in cui la pianta viene rimossa o viene abbattuta. Nome della specie, il nome comune, il diametro del tronco che viene espresso e preso in centimetri all'altezza di 1,30 m del tronco, l'altezza della pianta in metri, il diametro della chioma, la fase di sviluppo. Anche questo, la fase di sviluppo, è un'informazione importante, sapere se è un neoimpianto, una pianta giovane, adulta o senescente, mi aiuta anche, ad esempio, a pianificare le bagnature sul territorio. Io so che ho messo determinati neoimpianti che magari hanno un palo tutore in giro per la città, il mese di luglio magari devo pianificare quali devono essere in base alla loro posizione, in base alla fruizione, ma anche il fatto che un neoimpianto sicuramente a luglio ha necessità magari di avere, se è appena stato messo, una certa quantità di acqua. Protezione, in questo caso è un po' un concetto di tutela, nel senso che io so se quell'albero, vado a indicare se è un albero monumentale, un albero di particolare interesse, quindi io vado a mettere una sorta di flag che mi permette di ricercare questa informazione con questo dettaglio, quindi so individuare questo tipo di alberature. Ovviamente chi l'ha rilevato e quando è stato rilevato, perché è fondamentale sapere chi è l'ultima persona che ha visto l'albero. Ultimo livello, livello di maggiore dettaglio, e questo è il documento specifico che è stato redatto con l'esperienza che diceva il professor Guzzetti, partita nel 2007 con una sperimentazione scientifica del Politecnico di Milano su il comune, proprio il comune di Milano, dove è stata la prima pubblicazione nel 2010 di alcune specifiche di dettaglio, dove all'interno vi era non solo i sistemi, si parlava di concetti quali sistemi di riferimento, metodologie di rilevamento, ma vi era anche proprio uno schema concettuale ripreso proprio nei CAM, dove si stabilisce una codifica per ogni oggetto appartenente alla tipologia vegetale, alla tipologia dell'arredo, alla tipologia di gestione e di fruizione dell'oggetto. Adesso vi faccio vedere qualche piccolo dettaglio. Comunque, in merito a questo, è fondamentale perché, ad esempio, per un comune questo documento può essere la base per implementare una gara, per partire e far riferimento per poi mettere in piedi un capitolato tecnico. Quindi anche specificamente l'ultimo glossario che c'è all'interno
del modello dati, di queste specifiche, voi vedete proprio un dettaglio per ogni oggetto del verde, su come deve essere rilevato, su come deve essere restituito, addirittura una parte fotografica proprio per non inequivocabilmente, diciamo, andare a identificare il nostro oggetto. La logica di questo modello dati nasce proprio dalla gestione. Quando si fa una cartografia, si pensa al verde, io guardo una foto aerea e individuo il verde, che sia pubblico, che sia privato, per me sono poligoni di verde, no? Questo livello di dettaglio non è sufficiente per la gestione del verde. Per la gestione del verde io ho necessità che chi fa un'analisi di un parco, fa un censimento, un rilievo del parco, mi debba individuare quelle che sono le superfici a prato, quelle che sono le superfici a macchie, quelle che sono le aiuole fiorite, quelli che sono magari i cigli stradali o il verde che mi cade nel campo da calcio o nel campo da calcetto, o quelli che stanno, nel caso di Milano, nelle linee tranviarie. Perché questo? Perché ho necessità di questo livello di dettaglio? Perché io ho un'attività di manutenzione che è legata a questo dettaglio. Per cui io non posso dire sfalcio quel prato, perché tutti i prati non hanno la medesima caratteristica, proprio perché sopra utilizzo persone diverse, macchinari diversi, strumentazioni diverse. Quindi sfalcio il tappeto erboso, sarà per il prato in piano, magari per i cigli stradali utilizzo quel mezzo che io, l'architetto, non so neanche come si chiama, scusate, ma che so che è un braccio fisso e che per una certa lunghezza fa tutte le banchine laterali. Quindi è fondamentale questa informazione. Ultimo, questo è un esempio di quelle che vengono chiamate regole topologiche. Ora, questo, se presente il Comune di Milano, ho rubato, e mi perdonano, questa immagine, che è Piazzale Susa a Milano. Quindi voi vedete, un livello 1 potrebbe essere, io individuo questo perimetro rosso, che è Piazzale Susa, e quindi do un codice 001 Piazzale Susa, livello 1 del CAM. Livello 2, vado a censire le singole posizioni delle alberature, compilando quei campi obbligatori. Livello 3, vado a determinare i poligoni dei prati, i poligoni delle pavimentazioni, i poligoni che mi riguardano le recinzioni, gli oggetti di arredo. E questi, se voi pensate, quindi ho in sostanza un poligono che individua Piazzale Susa e al suo interno superfici vegetali e superfici d'arredo che sono complementari, mi fanno la superficie di gestione. Ma nei CAM sono previsti, c'è anche un passo in più, cioè io posso andare a classificare anche quelle che sono aree di fruizione fondamentale. Quindi posso dire qua ho un'area cani, ho un'area gioco, ho un'area cantiere, ho un'area dedicata ad uno sponsor. Non ultimo, i fattori ambientali. Cos'è che impatta sulla mia gestione, che arriva esternamente? Io potrei qua sì incrociare i livelli di conoscenza di banche dati che magari mi provengono da altri settori per poter meglio individuare e gestire quelle che sono le mie attività quotidiane di manutenzione. Questo è sempre estratto dal Comune di Milano, è un esempio delle fasce che riguardano le interferenze tranviarie delle filobus. Per cui io so, ad esempio, che sulle piante che si interfacciano in questa fascia dovrò andare con determinate strumentazioni perché non ho la stessa difficoltà di manutenzione che ho all'interno del parco, proprio perché mi trovo ad avere i cavi delle filobus. E concludo. Quindi questo è solo un esempio di un censimento fatto correttamente che mi porta ad avere sì un computo dettagliato metrico di ogni quantità, perché io vado a conoscere ogni singolo oggetto. Ogni singolo oggetto che è diviso e viene censito in base alla sua manutenzione, se è un lavoro, cada uno, censirò quell'oggetto come un punto, perché ho bisogno di avere un'informazione cada uno. Se invece ho bisogno di gestire le potature delle siepi, quello sarà un oggetto lineare. Se invece devo fare uno sfalcio, ovviamente quello sarà un poligono. Vi lascio con questa slide. Adesso vi è stata una revisione della documentazione della scheda B, dove abbiamo il modello dati con la versione 2.1 del 24.9 del 2020, dove c'è stato proprio un aggiornamento di questo documento. È scaricabile sul sito del Ministero dell'Ambiente, qua vi ho lasciato il link, poi se avete bisogno non c'è problema, lo divulghiamo, ma faremo anche una news all'interno del nostro sito di progetto, che è verdevale.eu. Lì avremo la news, troverete anche questo link per scaricare il documento. E niente, io concluderei qua.
Dico solo una cosa, come project manager del progetto Verde Vale, queste specifiche sono state integrate con nuovi codici, con nuove peculiarità, proprio perché i partner di progetto sono Comune di Bolzano e il Comune di Lugano, e entrambi sono stati attivati all'interno di questo progetto delle gare di censimento di dettaglio che hanno adottato questo modello dati, e adesso entrambe le città hanno questo, diciamo, quello che è il livello 3 di gestione e quindi di accuratezza di dettaglio del censimento. Io interromperei la condivisione. Grazie Francesca, molto accurato, molto dettagliato, perfetto. E ovviamente sto pensando, tu hai citato i comuni di Lugano e di Bolzano, sono stati svolti i censimenti usando queste specifiche e anche diciamo questo tipo di dettaglio sarà una delle buone pratiche che metteremo a disposizione, cioè come costruire l'appalto per queste attività di censimento nelle buone pratiche che vogliamo sul sito verdevale.e mettere a disposizione di tutte le amministrazioni italiane, in questo caso perché è il CAM, ma ovviamente poi anche cinesi e svizzeri in generale. Bene, grazie Francesca, darei ora la parola all'ingegnere Nadia Zuccon che ci racconta cosa si fa di bello con un censimento di questo livello e l'esperienza comunque della gestione del verde del comune di Villa Santa. Prego, la parola a te Nadia. Buongiorno a tutti. Sono Nadia Zuccon, sono funzionario presso il Comune di Villa Santa e mi occupo di lavori pubblici e manutenzione del verde. Il Comune di Villa Santa si è dotato di un censimento informatizzato del verde di livello 3. Questo è stato possibile perché nella gara di manutenzione ordinaria del verde triennale con opzione di rinnovo di altri 3 anni, quindi su un orizzonte temporale di 6 anni, è stato chiesto quale offerta migliorativa la fornitura, allora l'esecuzione del censimento del verde e la fornitura di un software di gestione del verde. La costruzione dei criteri dell'offerta migliorativa si è basata proprio, risale più o meno a 1 anno e mezzo, quasi 2 anni fa, quindi quasi inconsapevolmente rispetto alle definizioni e alla linea tracciata dal CAM. Grazie a questi criteri si sono indirizzati gli operatori nella formulazione di questa offerta, che ci ha permesso di avere quindi un censimento informatizzato del verde orizzontale e verticale, quindi tutto a carico dell'operatore aggiudicatario, che prevede una strutturazione su un database topografico. Precedentemente a disposizione del comune c'era un semplice file AutoCAD con le aree delineate e un Excel che richiamava l'area con la misura a fianco e diciamo con il surplus dei puntini che erano i cespugli, le siepi e gli alberi. Questo era quanto avevamo prima e su cui si è sempre costruita la gara, con misure che si riportavano negli anni di gara in gara, quasi neanche verificate, insomma, e neanche, come dire, certe. Tant'è che poi appunto io sono da poco più di 1 anno e mezzo al Comune di Villa Santa, facendo un giro ho trovato delle siepi che non esistevano, delle lunghezze inimmaginabili rispetto invece a quello che era reale, perché vuoi che pian piano si toglie un pezzo di siepe perché muore, insomma un aggiornamento che non è più stato puntuale, per cui a questo punto insomma si è deciso di avanzare come livello di censimento. Il censimento del verde poi è stato migliorato grazie a un'offerta aggiuntiva della ditta, anche con il censimento delle attrezzature dell'arredo urbano nelle aree verdi appunto e nelle aree fittizie, quali strade, insomma tutto quanto avevamo già predefinito.
in aggiunta, lo specifico perché è molto è collegato al censimento e alla gestione del verde, abbiamo chiesto ed è stata offerta la cartellinatura di tutti gli alberi presenti sul territorio, in modo tale da avere il riscontro tra censimento e un riscontro fisico con il patrimonio del verde. E infine poi la fornitura di un software di tipo WebGIS che potesse appunto poi dopo aiutarci nella gestione, nel riscontro di questo database e nel suo utilizzo, insomma. Un altro surplus, ma questo appunto lo dico perché può essere un'idea, ecco, l'impresa aggiudicataria ha offerto un servizio di monitoraggio del patrimonio del verde, orizzontale e verticale, grazie all'aggiornamento poi contestuale delle schede albero e delle schede insomma relative alle aree rispetto a quanto il tecnico agronomo rileva con diciamo giri costanti a cadenza di 3-4 mesi sul territorio. Ecco. Come siamo arrivati, insomma, non è una cosa che schioccando le dita si crea, a partire dall'aggiudicazione dell'inizio del servizio avvenuto lo scorso settembre 2019, a ottobre abbiamo cominciato, insomma, a mettere la testa per capire come cominciare, e quindi la primissima fase è stata quella di prendere il nostro file AutoCAD e riportarlo dentro un database topografico. Successivamente poi con questo, come dire, prima base di partenza, un topografo è proprio uscito in campo e ha preso e ha rilevato le misure corrette e le superfici, la posizione delle piante, degli arredi, creando appunto questo database. Il terzo passaggio è stato poi quello di un censimento botanico, quindi un agronomo sulla base del suo database è uscito, e quindi pianta per pianta, cespuglio per cespuglio, ha compilato la scheda albero con l'altezza, la chioma, insomma con tutti i dati che precedentemente l'architetto Di Maria vi ha fatto vedere, insomma, che insomma tutti i dati che compongono la scheda albero. Una fase che adesso, proprio in questi giorni, stiamo quasi concludendo è quella invece di assegnare tramite il software le lavorazioni assegnate a ogni tipologia di elemento del verde. Vuoi il taglio erba per le superfici, vuoi la sfalcio siepi e cespugli, e il programma potature che è imminente. Diciamo che allora, il vantaggio di avere questo censimento è già percepibile fin da adesso, anche se non è proprio concluso. Non ho detto un'altra cosa, una cosa che noi abbiamo chiesto sempre in gara e ci è stata offerta: una verifica catastale delle aree verdi pubbliche, perché tante volte capita che le aree siano ancora magari di proprietà del lottizzante che non ha ceduto, oppure si viene a scoprire che alcune aree sono privato uso pubblico. Tutto questo per calibrare e capire dove il pubblico deve intervenire, dove appunto il comune deve intervenire. Ecco, in tutta questa fase non nascondo che il lavoro, il controllo dell'ufficio è costante e sempre, come dire, puntuale sul pezzo, perché solo noi tecnici abbiamo in mente qual è, cos'è quello che noi gestiamo. E quindi da un'associazione di un'area, per esempio, a un codice, interviene lì il tecnico a capire che quel codice sia corretto o meno, però si tratta di migliaia di pezzi di area, la singola formella dell'albero, il parco più grande, la parte di parco, insomma è un lavoro intenso e molto puntuale. E anche adesso che
abbiamo finito. Allora, è durato un anno perché c'è stato di mezzo il Covid e 5 mesi ci si è dovuti fermare, però diciamo che non meno di 8-9 mesi, anche perché bisogna il censimento botanico si può fare solo nella stagione adeguata, primavera e estate. Ecco, quindi bisogna tener conto di questa durata per avere il lavoro finito. E comunque anche adesso che è finito, dopo aver guardato e riguardato milioni di volte tutte le schede eccetera, ogni tanto mi salta fuori qualcosa, è stata assegnata sbagliata la tipologia di area. Racconto due episodi così, tanto per far capire come il censimento e la gestione informatizzata mi abbiano cambiato la vita. Insomma, l'anno scorso proprio di questo periodo facevo il giro con la ditta e si segnavano, ok, si pota quell'albero, si fa quel filare così, e bel elenco, si parte col programma quotature. Metà marzo lockdown e sono rimasta a metà del programma di quello che bisognava eseguire, quindi 15-20 giorni fa la ditta pronta per ricominciare e terminare il lavoro, ritorniamo sull'area dove avevo detto dove cosa potare e nessuno si ricordava più quali erano gli alberi di quel boschetto, se era l'uno o l'altro. Lo dico ma perché io sono un ingegnere, non sono un agronomo, e al momento si era magari visto e pensato un certo aspetto rispetto a quella pianta che magari aveva una branca secca, ok, poi magari la branca è caduta, ecco. La maggior parte dei comuni di piccole dimensioni non ci sono tecnici specifici agronomi a gestire il verde, siamo o architetti o ingegneri che si adattano, si adeguano, impariamo eccetera, ma non abbiamo mai l'occhio puntuale allenato e professionale su questa cosa. E quindi appunto siamo andati lì e abbiamo provato a dire ma sarà quello. Proprio in questi giorni, e l'ho fatto ieri, ho steso il programma potature a partire dal censimento. Ho impiegato un pomeriggio, penso che gli altri anni ci impiegavo più di una settimana, semplicemente perché cosa ho fatto? Allora, c'è da dire che durante il censimento botanico e grazie alla fase di monitoraggio che mi ha offerto la ditta, l'agronomo mi aveva già indicato degli interventi da effettuare, oltre poi appunto una serie che io avevo già in mente per segnalazioni, esigenze dell'amministrazione, quindi con un click ho tirato fuori tutto l'elenco delle lavorazioni. Con dei filtri ho tirato fuori, ho separato le aree verdi dalle aree stradali, perché io il mio è un appalto a misura basato principalmente sul listino asso verde, che quindi distingue le potature in parchi e in area traffico medio o elevato. Con un altro filtro ho separato le altezze degli alberi, anche perché, ecco, altra cosa che si faceva gli anni scorsi, quanto sarà alto questo albero? Ma 15 metri, 18 metri, cambia il prezzo, no? Su questa cosa, e a occhio si tenta, no? Con questo censimento dove io ho definito che l'altezza di quell'albero è 12 metri, 15 o 18, fatto il filtro, io ho segnato tutti i prezzi, io in un pomeriggio ho il programma potature quotato, computato, pronto da farmi la perizia. Ecco, questo è quanto, quanto sperimento io quotidianamente. Molto bene, grazie soprattutto per questi esempi di vita vissuta. Ogni comune ovviamente ha la sua organizzazione, magari avere gli esperti sempre a disposizione su tutti gli aspetti, no? Credo sia tutti i partecipanti possono sicuramente condividere, hanno condiviso empaticamente la difficoltà che è stata descritta dalla collega. Quindi grazie soprattutto per questi aspetti. Ora vediamo un attimo con gli interventi successivi che cosa, diciamo, avendo a disposizione queste banche dati e quindi condiviso questo approccio metodologico più accurato, Nadia Zuccon ci ha descritto anche che questo è anche impegnativo, no? Cioè non è che poi star dietro a una banca dati aggiornata vuol dire metterla man mano a punto, perché si scoprono nel tempo evidentemente magari difformità, cose, e poi mantenere aggiornato il dato. Quindi c'è un valore
anche dal punto di vista, diciamo, di investimento di tempo in questo strumento. Allora va valorizzato anche questo, cioè ovviamente va valorizzato il verde, ma il fatto di avere una banca dati tenuta bene, adeguata, può produrre un moltiplicatore, e su questo moltiplicatore di valore lavora appunto il progetto Verde Vale. Ora vi condivido proprio in due minuti delle slide di presentazione meglio di questo progetto Verde Vale, per poi dare la parola agli altri relatori. Vediamo se trovo, ecco, le slide, sono qua. Che cosa, giusto, ovviamente c'è un sito, è già stato ricordato, e quindi vado molto veloce. Il progetto Verde Vale appunto è una comunità di buone pratiche transfrontaliere per la micro, da una parte le imprese che lavorano nel verde, dall'altro gli enti locali, per sperimentare in campo metodi innovativi per la gestione e la valorizzazione del verde urbano e dei servizi ecosistemici. Abbiamo già visto che i partner appunto sono la città di Bolzano e la città di Lugano. Per le ditte che lavorano sulla progettazione e gestione del verde abbiamo Demetra, che ha sede nella provincia di Monza e Brianza, e Benicchio Giardini, che è capofila per la Svizzera, che ha sede nel Canton Ticino, e ovviamente R3GIS, che è capofila per quanto riguarda la parte italiana. Il progetto ha una durata che va alla Liggete fino al 2022, e ha come focus quello di contribuire alla costruzione di una community che vede appunto sia le aziende che operano nella pianificazione, gestione e progettazione del verde, sia le pubbliche amministrazioni, stringere un'alleanza strategica per portare un contributo concreto per una migliore gestione sostenibile del patrimonio verde. Questa è un po' la frase chiave. Gli obiettivi del progetto sono appunto, in parte sono già stati descritti, cioè trovare una metodologia sostenibile per raccogliere e aggiornare i dati relativi al verde urbano, perché poi questo è fondamentale, come dicevamo, per anche gli algoritmi che ci permettono di quantificare i servizi ecosistemici resi, realizzare un censimento del verde urbano nelle due città partner, quindi mettere a terra questi concetti, e questo in gran parte è già stato fatto, in modo da poter poi quantificare sia a livello ambientale che economico questi servizi ecosistemici, fornire nella piattaforma GIS, che è la base di questo progetto, gli strumenti per poi appunto visualizzare e quantificare questi effetti, ma anche molto importante, dare massima visibilità ai cittadini, quindi coinvolgere anche i cittadini nella difesa di questo valore, e costruendo una community anche tra le pubbliche amministrazioni, condividere delle best practices. Ho accennato da questo punto di vista al fatto che verranno pubblicate, ad esempio, le specifiche, comunque le metodologie adottate per la città di Bolzano, e stiamo cercando di arricchire questa specie di piccola enciclopedia della donna, insomma una serie di moduli di buone pratiche che vogliamo mettere a disposizione di tutti, di tutta la community. Le aree di sperimentazione sono consistenti, ovviamente stiamo parlando del comune di Lugano e del comune di Bolzano, che sono noti in tutta Europa per la bellezza dell'ambiente, e anche le superfici di verde che vedete sotto sono assolutamente di rilievo, 8.600 alberi da una parte, 13.000 dall'altra, e l'organizzazione del lavoro prevede, oltre alla gestione normale e la comunicazione degli eventi, proprio questa restituzione e aggiornamento della banca dati del verde e la valutazione dei servizi ecosistemici. Su questo entrerà poi più in dettaglio la collega nell'intervento successivo, e ovviamente con l'intervento conclusivo vediamo un po' anche di anticipare cosa a livello di sviluppo software il progetto Verde Vale va a porre come contributo. Invito tutti i partecipanti poi a andare sul nostro sito verdevale.eu, dove ci sono ovviamente questi contenuti che stiamo sintetizzando espressi in modo un po' più così discorsivo, e anche la parte di news, eventi, e soprattutto chiediamo a tutti di iscriversi alla newsletter se volete avere approfondimenti, in particolare i prossimi due webinar che dedicheremo appunto
a cosa sta succedendo nella città di Lugano, nella città di Bolzano, così avrete modo di essere diciamo raggiunti dagli inviti. Completo, finisco la condivisione, torniamo dal vivo, Caterina Villa è già pronta e quindi cedo a lei la parola. Abbiamo 15 minuti per relatore, vai Caterina. Buongiorno a tutti, io sono Caterina Villa e lavoro in Demetra, quindi uno dei partner di progetto che si occupa appunto sia di manutenzione e gestione del verde, ma anche tutta una parte di consulenza ambientale. E io focalizzerò la mia presentazione sulla parte tecnica che è parte dell'attività che Demetra fa all'interno del progetto Verde Vale, quindi la quantificazione dei servizi ecosistemici. Ora vi condivido la presentazione. Allora, innanzitutto di che cosa si parla? Che cosa sono i servizi ecosistemici? Il Millennium Ecosystem Assessment, che è un po' l'insieme di tutti gli esperti in materia, definiscono i servizi ecosistemici come i benefici multipli che sono forniti dagli ecosistemi al genere umano, ma in generale a tutti gli esseri viventi. Quindi sono praticamente le funzioni che hanno questi servizi, quindi la capacità delle componenti naturali di fornire dei beni o dei servizi che appunto soddisfano o direttamente o indirettamente le necessità dell'uomo e garantiscano la vita a tutte le specie. Ci sono funzioni di diverso tipo, possono essere classificate come funzioni di supporto alla vita, quindi sono tutti quei servizi che sono necessari per la vita di tutti gli altri servizi ecosistemici e servono alla conservazione della diversità biologica e genetica degli organismi. Infatti vedete che vengono classificati tra le funzioni di supporto il ciclo dei nutrienti, la fotosintesi o ad esempio la formazione del suolo. Ci sono poi funzioni di approvvigionamento, quindi tutti comunque prelevano delle risorse da questi ecosistemi, sia che essi siano cibo, materie prime come legname, minerali, fibre, metalli, piuttosto che anche principi attivi che vengono poi utilizzati all'interno dei medicinali o ad esempio l'approvvigionamento di acqua dolce. Ci sono funzioni che invece sono di regolazione, quindi sono tutte quelle funzioni che permettono il mantenimento della salute e il funzionamento degli ecosistemi, ad esempio la regolazione della qualità dell'aria con il loro contenuto di molecole gassose, la regolazione del clima, la regolazione dell'erosione o del dissesto idrogeologico, dell'impollinazione e così via. E poi ci sono delle funzioni che vengono definite più culturali e queste possono essere quelle che più direttamente impattano nella vita quotidiana dell'uomo e che sono appunto dei benefici non materiali che sono legati più appunto al valore estetico, spirituale o ricreativo del verde. Noi sappiamo che sempre di più l'uomo è l'uomo urbanizzato, quindi quasi metà della popolazione umana è concentrata all'interno delle aree urbane. Questo cosa comporta? Che vengono utilizzate una enorme quantità di risorse, sia materiche che energetiche, e vengono poi comunque prodotte delle scorie, dei rifiuti, delle emissioni in aria, delle emissioni in acqua. Quindi il sistema urbano può anch'esso essere considerato un ecosistema molto complesso, dove appunto ci sono degli input e degli output a livello appunto materico ed energetico. È un ecosistema di tipo antropico perché è profondamente modellato dall'azione umana, perché l'uomo appunto consuma, trasforma, butta via, ricicla, scambia questa energia e questa materia. L'elemento che riesce a rendere il più possibile stabile l'ecosistema urbano è l'elemento naturale, quindi il verde urbano, che appunto può essere definito un po' come proprio il fattore di equilibrio dell'ecosistema urbano. Si può pensare sia sotto
vari punti di vista, ad esempio sotto il profilo estetico e paesaggistico, sotto il profilo sicuramente ecologico, ma anche sotto il profilo più igienico-sanitario e psicologico, quindi legato appunto al benessere dell'uomo. Quindi, perché appunto Verde Vale, Stefano lo ha spiegato prima, si vogliono trovare dei metodi innovativi per poter dare un valore a questo verde urbano, quindi alle aree verdi che occupano le nostre città. Tutto questo condividendo le pratiche che vogliono essere individuate con la community degli stakeholder interessati. Quindi noi, in particolare il VP4 di cui stava parlando prima Stefano, è relativo all'individuazione di equazioni, funzioni, algoritmi che siano in grado di quantificare questi servizi ecosistemici basandosi su un'informazione che appunto viene data dal rilievo del verde urbano. E chiaramente, legandomi a quelli che sono stati gli interventi precedenti, più è approfondita l'informazione che viene data dal rilievo, più è precisa e sicuramente meglio saranno quantificati questi servizi ecosistemici. Tra tutto lo scibile dei servizi ecosistemici del verde, noi abbiamo individuato 4 indicatori per i quali verranno individuati appunto questi algoritmi. Innanzitutto lo stoccaggio della CO2, quindi tutta l'attività legata all'attività fotosintetica del verde urbano che quindi assorbe, come ben sapete, l'anidride carbonica presente in atmosfera e la trasforma in materia organica ovviamente durante le ore di luce, quindi quella è una parte di CO2 che viene assorbita grazie all'attività fotosintetica delle piante, e poi c'è tutta una parte di carbonio che viene stoccato in quello che è il corpo, diciamo, della pianta, quindi il fusto, le radici, le branche, eccetera. Il secondo indicatore che noi vogliamo andare ad individuare è relativo alla riduzione degli inquinanti atmosferici, quindi il fatto che ad esempio la superficie foliare di una foglia, in base ad esempio alla sua tomentosità, può più o meno assorbire sulla sua superficie le particelle degli inquinanti atmosferici oppure assorbirla al suo interno e utilizzare queste molecole ad esempio per delle reazioni chimiche al suo interno. Vogliamo andare a misurare anche gli effetti sul ciclo idrogeologico. Sapete bene che comunque la presenza del verde riesce a mitigare l'impatto di degli eventi sempre più forti che si verificano, ad esempio a livello di pioggia, di quantità di acqua che viene riversata sulle superfici per unità temporale, e quindi il verde ovviamente con la sua, ad esempio per quanto riguarda gli alberi, con le chiome, sono in grado di intercettare ad esempio l'acqua piovana, ridurre la velocità ma ridurre anche il volume che arriva sulla superficie. Ugualmente, chiaramente una superficie vegetata ha una diversa permeabilità rispetto a una superficie impermeabilizzata per l'azione ad esempio dei microrganismi piuttosto che delle radici, e quindi vogliamo andare a misurare anche questo. Ultimo, ma non per importanza, indicatore che vogliamo andare a misurare è relativo alla biodiversità, che in questo caso non viene appunto considerata semplicemente come diversità di specie, ma vorremmo andare ad analizzare in maniera più approfondita anche ad esempio le diversità tra le varie tipologie di aree urbane, di aree verdi urbane, anche in relazione a quella che è la fruizione e la percezione da parte del cittadino, ma anche delle pubbliche amministrazioni. E quindi, qual è l'attività che noi facciamo per andare a individuare queste equazioni, questi algoritmi? Abbiamo messo in atto una parte di ricerca più bibliografica in letteratura e comunque consultando esperti anche da parte di istituti universitari in materia. Facciamo delle misurazioni proprio in campo, sia per verifica di quello che è stato ricercato, ma anche per andare a valutare proprio sul posto
come si come avviene la fornitura di questi servizi ecosistemici, e poi tramite la condivisione, che è comunque un punto molto importante, perché come appunto ha descritto Stefano, all'interno tra i partner di progetto abbiamo sia una compagine privata, quindi più legata all'attività aziendale di monitoraggio del verde, gestione del verde, rilievo del verde, ma abbiamo anche una parte che è appunto la compagine pubblica, che ci permette di calare quelle che sono le nostre ricerche fatte sul campo in un'attività che fondamentalmente è per la stragrande maggioranza comunque in mano alle amministrazioni pubbliche, quindi confrontarci proprio con la situazione reale. Vi ho portato come esempio quello ad esempio che noi stiamo facendo come attività per individuare ad esempio gli algoritmi relativi allo stoccaggio di CO2, giusto per farvi capire qual è la parte operativa del progetto. E nella fattispecie vi mostro quelle che sono le attività che si sono svolte nella città di Lugano durante il 2020 e che verranno svolte nella città di Bolzano nel 2021. Innanzitutto, sulla base appunto della conoscenza da parte dei tecnici comunali, ma anche le informazioni che abbiamo ottenuto dal rilievo del verde urbano, abbiamo individuato delle specie arbustive, in questo caso, su cui effettuare le misurazioni. Sono specie che sono il più possibile rappresentative del verde urbano del comune e che hanno tra di loro una differente persistenza delle foglie. Ci sono delle specie sempreverdi e delle specie caducifoglie. Sono stati poi individuati dei blocchi, cioè le aree di saggio sono le aree dove vengono effettuate proprio le misurazioni. E come vedete si è cercato anche qua di basarsi più che altro sulla rappresentatività della distribuzione di queste aree. Vedete che ce ne sono alcune che sono più vicine al lago e che quindi subiranno la vegetazione subirà lì ad esempio gli influssi. Ci sono aree più periferiche, quindi più vicine al verde. Ci sono aree invece più presenti nelle zone più densamente abitate. Quindi giusto per avere un po' di variabilità. A questo punto sono state fatte 9 repliche di misurazione per ciascuna area. Vi ho portato uno degli esempi delle varie aree. Qui, come vi ho accennato prima, siamo nel comune di Lugano. Questo è il LAC, quindi il Museo di Arte Contemporanea. E in questo blocco sono presenti tutte le tipologie di specie che noi vogliamo andare a indagare. E quindi sono stati prima di tutto individuati gli esemplari su cui sono state fatte più repliche di misurazioni e sono stati appunto cartellinati. Come vi dicevo, sono state fatte 3 diverse repliche di misurazione perché vogliamo andare a misurare quella che è, ad esempio, in questo caso l'attività fotosintetica di questi arbusti durante le 3 stagioni vegetative, diciamo. Quindi abbiamo fatto le prime misurazioni a primavera 2020, poi in un periodo estivo e poi in un periodo autunnale. Come abbiamo fatto queste misurazioni? Attraverso l'utilizzo di questi 2 strumenti, uno è un ceptometro, quindi che misura in pratica l'intensità della luce, che viene appunto valutata sia nella superficie esterna che nella superficie interna dell'arbusto, proprio per andare a capire qual è ad esempio l'effetto dell'ombreggiamento delle foglie. E poi questo strumento che si chiama CIRAS, che è un rilevatore dello scambio gassoso, che quindi proprio come vedete c'è questa pinza, le foglie degli arbusti che vengono selezionate in base proprio alla caratteristica di posizionamento, e ovviamente deve essere una foglia sana, queste foglie vengono proprio pinzate da questo strumento che simula la luce presente a seconda se siamo nella zona basale o nella zona apicale
esterna o interna dell'arbusto, e che quindi danno una serie di dati che poi, elaborate da, appunto dal personale esperto in materia, andranno a generare delle curve di crescita che sono in grado di farci capire quello che è appunto l'attività fotosintetica di una determinata specie. E qui mi ricollego a quello che dicevo inizialmente, cioè tanto più è accurato il rilievo, tanto più accurato sarà anche questo tipo di valore, perché in base alla specie, in base alla dimensione dell'arbusto, in base alla sua età, sicuramente noi avremo dei valori fotosintetici differenti. Questo per quanto riguarda ad esempio la CO2 assorbita, per quanto riguarda la CO2 stoccata, vengono fatte proprio delle misure biometriche e dei rilievi LIDAR per sapere quella che è la dimensione anche delle branche, ad esempio dell'arbusto. Ottimo. E con questo io ho concluso. Grazie mille Caterina. A voi. Ovviamente trovate sul nostro sito nelle news la descrizione magari anche più approfondita di questi dettagli, poi soprattutto il lavoro dei professori di università che ci stanno seguendo, dedicheremo penso più avanti verso la fine del progetto delle sessioni specifiche, proprio perché ovviamente aspettiamo di avere dei dati più completi in modo da restituire in modo più analitico, insomma, questi risultati che sono lavori in corso, impegnativi, sia a Lugano che a Bolzano. Bene, ci è venuta voglia anche di vedere un po' come questo può essere anticipato, quindi darei la parola a Paolo Viscanic. Abbiamo ovviamente una piattaforma di gestione del verde urbano che è a base di tutto questo, e verrà rilasciata ovviamente con una nuova versione a fine progetto, ma se oggi ci può Paolo fare vedere qualcosa e raccontare qualcosa, ovviamente un po' un'anteprima. Paolo, se condividi il microfono. Ok, grazie Stefano, proverò a soddisfare le tue richieste. Vediamo innanzitutto, ok, anzi questa deve essere la schermata giusta. Riuscite a vedere il mio schermo? Ora sì. Ok, adesso vediamo se ingrandendo lo riempio. Si vede tutto? Stefano, hai il microfono? Scusa. Sì, no, infatti adesso è perfetto. Volevo, scusa, fermarti un secondo solo per ricordare a tutti i partecipanti che c'è nell'area chat la possibilità di mandare dei messaggi, perché è conclusa la presentazione di Paolo. Ovviamente faremo un piccolo giro fra i relatori, ma se ci sono anche delle domande o degli approfondimenti, vedremo anche di dare spazio per questi contenuti. Vai Paolo. Ok, allora io parlerò principalmente delle funzionalità sviluppate nell'ambito del progetto Verde Vale, quindi non della piattaforma di base che già da 15 anni viene utilizzata da tanti comuni. Vediamo se riesco. Ok. Allora, la prima cosa che è stata fatta, agganciandomi alle presentazioni precedenti, è stata quella di caricare il nuovo censimento. Nell'ambito del progetto è stato applicato il modello dati del censimento che è stato presentato prima e che adesso è stato ufficializzato dai CAM, e sulla base di questo modello dati sono state raccolte le informazioni di Lugano e Bolzano, che in verità non partivano da zero, ma partivano da un censimento dei confini delle località già esistente e da un censimento di molte alberature e di molti giochi già esistente. Mancava però tutta la parte orizzontale e anche lineare del verde, quindi quello che sono le siepi, gli arbusti, le aiuole, i prati, eccetera. Inoltre, facendo questo lavoro di censimento, è stato anche aggiornato, diciamo, il censimento arboreo, il censimento dei giochi, sono stati controllati i confini in modo da avere un dato attendibile. Qua vediamo un ingrandimento, questo è Lugano, il parco Ciani, sulla destra, dove si vede chiaramente che per esempio le pavimentazioni, i prati, i sentieri, gli alberi, tutte le informazioni sono stati raccolti e anche
sono stati messi assieme in maniera tale da rispettare quelle le regole topologiche che l'architetto Di Maria ha presentato prima e che garantiscono che la somma delle superfici dia la somma totale dell'area e non ci siano sovrapposizioni o buchi. A sinistra vediamo la scheda di un albero con i dettagli di questo albero. A Bolzano, analogo, sì, sulle superfici, appunto a Lugano, scusate, parliamo di circa 1 milione di metri quadrati, a Bolzano poco più di 1 milione di metri quadrati, lì vediamo adesso un ingrandimento dell'area del Lungo Talvera, una delle zone ricreative centrali di Bolzano, qua dentro vediamo sempre una scheda albero e anche una statistica, diciamo, di quest'area. Questi dati sono, oltre ad essere stati restituiti, sono stati anche caricati appunto nella piattaforma. Su Bolzano è già stato fatto anche un rilievo LIDAR. LIDAR è una tecnologia nuova che utilizza appunto un raggio di luce, un raggio laser per individuare non solo la posizione degli oggetti ma anche la loro forma tridimensionale. Questo dato ci servirà per diciamo, utilizzare i dati dei servizi ecosistemici, quello che Caterina Villa ha appena fatto vedere. Una volta che sappiamo quanto un centimetro di superficie fogliare di un arbusto traspira e quindi quanta CO2 va ad assimilare e quante polveri sottili si depositano su questa superficie, dobbiamo poi parametrizzare questa informazione sulla superficie fogliare complessiva. Questo lo facciamo parzialmente con i dati del ceptometro, però ancora meglio si può fare con i dati LIDAR. A Bolzano sono già state rilevate tutta una serie di superfici. Questi dati non vengono utilizzati dentro l'applicativo, sarebbero troppo complessi da utilizzare, ma servono come base per gli algoritmi. Quindi il risultato, adesso queste sono schermate di esempio, l'applicativo per Verde Vale non è ancora pronto, però per darvi un esempio, la scheda località, conforme al livello 1 del CAM, sarà disponibile o è disponibile per tutte le località censite. La scheda albero, a sua volta, è presente per tutti gli alberi e comprende tutti i campi obbligatori previsti dal livello 2 del CAM, con anche campi aggiuntivi presenti nei due comuni. Infine è stato fatto anche un censimento completo e qua vediamo la statistica dove si intravedono i codici e le descrizioni e le quantità delle diverse tipologie di oggetti. Anche queste rispettano perfettamente il modello dati previsto dal CAM. Una funzionalità che verrà attivata sui due comuni è quella di un cruscotto meteo, dove verranno raccolti i dati e visualizzati i dati meteo dei due comuni. Questi dati provengono da servizi provinciali, nel caso di Bolzano, o cantonali, nel caso di Lugano, che mettono a disposizione gratuitamente delle pubbliche amministrazioni i dati con cadenza, mi pare, ogni 10 minuti. Questi dati vengono letti dall'applicativo e vengono poi visualizzati sotto forma di un grafico e anche immagazzinati nella banca dati. Immagazzinati può essere interessante, per esempio, quando si fanno controlli di stabilità sulle piante, sapere quando ci sono state delle raffiche di vento, oppure andare a ritroso a cercare di capire perché le spese di sfalcio sono state maggiori in un certo anno, andando a monitorare, per esempio, la piovosità in quel particolare anno. Abbiamo appena visto queste slide sulla presentazione di Caterina. Da queste letture, diciamo, che vengono fatte dal professor Fini, che vediamo qua sulla foto a destra, vengono calcolati gli algoritmi che sono poi integrati all'interno del software e che daranno la possibilità di vedere per ogni arbusto delle specie analizzate, quindi non parliamo di tutti gli arbusti di tutte le specie, ma quelle specie che ha citato prima Caterina Villa, avremo, come abbiamo qua per gli alberi, avremo sia per gli alberi che per gli arbusti, avremo queste informazioni, cioè la CO2 assorbita, la CO2 stoccata, le polveri sottili depositate,
l'acqua traspirata anche, e in base all'acqua traspirata anche l'energia risparmiata. Questo è un il dato dell'energia è un dato che in verità non viene raccolto nel progetto Verde Vale, ma il progetto Verde Vale ha un progetto gemello che è il progetto Life Urban Green con la città di Rimini, la città di Cracovia, dove stiamo implementando altre funzioni, e il prodotto finale su entrambi i progetti conterrà i risultati di entrambi i progetti. Mentre sul progetto Life ci stiamo concentrando sugli alberi, e quindi questi algoritmi per gli alberi saranno messi a disposizione anche dei comuni del progetto Verde Vale, e viceversa i dati sugli arbusti raccolti nel progetto Verde Vale saranno messi a disposizione degli altri due comuni. Ecco qua, un'altra funzione che avrà il software sarà quella di leggere e interpretare i dati di alcuni sensori. Qua vediamo un sensore sviluppato dall'Università della Tuscia che si chiama TreeTalker, che permette di raccogliere informazioni, questi sono tutti i dati che provengono da questo sensore, sull'accrescimento della pianta, sulla temperatura e l'umidità, sui movimenti della pianta, sul flusso di linfa e sulla luce della chioma, che attraversa la chioma. Questi dati vengono letti dall'applicativo direttamente e interpretati, e quello che si ottiene sono queste cifre che appunto ci fanno vedere poi i millimetri o i micron di accrescimento, i gradi di temperatura e di umidità, l'inclinazione della pianta, il flusso di linfa e la luce che attraversa la chioma. Un altro aspetto riguarda invece i valori, il valore naturale e la permeabilità dei suoli, che sono altri due servizi ecosistemici che vengono analizzati dall'applicativo. Qua vediamo, dal progetto, e che verranno integrati nell'applicativo. Qua vediamo la scheda di una località, la stessa località che abbiamo visto prima, e in questa località, nella parte in basso, abbiamo la statistica di quella località, abbiamo i lavori, i documenti, le immagini, eccetera, funzionalità già esistenti. A queste verranno aggiunte in pratica tre nuove sezioni, una che riguarda i servizi ecosistemici delle piante di quella località, quindi quei dati che abbiamo visto prima per gli alberi e gli arbusti verranno raggruppati a livello di località qua dentro, e quindi io saprò non solo per il singolo albero quanto è la CO2 accumulata o assimilata, ma anche per l'intera località nella quale quest'albero cresce, ma poi andremo anche a valutare il valore naturale, che è sarà un algoritmo che verrà realizzato proprio partendo dal modello dati per il censimento del verde, cioè andando ad analizzare quali tipologie di oggetti esistono all'interno di questa località e in quale misura verrà calcolato un indice che ci dirà se quella località ha un valore naturale elevato o basso. E lo stesso per la permeabilità. A ciascun codice verde presente nel censimento verrà associata un indice di permeabilità, e poi sommando questi indici rapportati chiaramente alle superfici otterrò un indice di permeabilità per tutta la mia località. Queste sono informazioni aggiuntive che mi permettono di valutare quanto la mia area contribuisce in termini di servizi ecosistemici, e quindi anche di fare delle valutazioni su quali aree, per esempio, vanno ristrutturate prima, su quali devo intervenire più urgentemente, perché questi valori non sono adeguati o commisurati alle altre aree. Questo vi fa capire anche quanto è importante avere un censimento fatto secondo il modello dati previsto dal CAM, proprio perché aggiungendo adesso questi nuovi aspetti mi darà non solo le informazioni necessarie e utili per la gestione, ma anche tutta una serie di informazioni utili per valutare i benefici della mia area verde. Con questo ho concluso, vi riporto i link del progetto Verde Vale, il progetto Life Urban Green che ho menzionato prima, e il sito del progetto, del prodotto Green Spaces, che è la piattaforma, alla base degli sviluppi che ho fatto vedere, che vengono implementati in questi due progetti. Grazie per l'attenzione. Grazie Paolo. Molto
interessante. Ovviamente c'è tutto un lavoro che è in fase di predisposizione, quindi questa è un'anticipazione, però mi sembra abbastanza chiaro dove vogliamo poi andare a parare, cioè riuscire a fornire uno strumento per la gestione quotidiana e per la progettazione che, oltre agli aspetti di censimento, possa permettere di valutare anche, quantificare questi servizi ecosistemici e quindi fare dei ragionamenti un po' più raffinati rispetto a quelli che si possono fare ora, dove magari solo si valuta il costo della manutenzione o il costo di nuove progettazioni. Invece comprendere che quali servizi sono resi e magari anche adesso in modo più chiaro, no? Perché adesso tu hai mostrato delle tabelle, probabilmente serve qualcosa di più a livello di comunicazione per far percepire anche ai cittadini e e anche agli amministratori, che poi sono primi cittadini, però insomma, non sono esperti, le informazioni qualitative, ancorché quantificate, comunque dei servizi resi. Quindi mi sembra assolutamente interessante. Torneremo ovviamente su questi temi come progetto Verde Vale in webinar che faremo durante il 2021, mentre invece per le attività più così in corso e il contesto sia nel Canton Ticino che in provincia di Bolzano, i prossimi webinar saranno appunto dedicati a questi e saranno programmati all'inizio del 2021. Bene, siamo stati nei tempi, abbiamo detto un sacco di cose interessanti. Io in prima battuta chiederei ai relatori se in funzione degli interventi che hanno visto, se ci sono dei commenti, se c'è qualche integrazione, avete tutti rispettato i tempi, magari non avete detto qualcosa, quindi non so, riproviamo, chiedo a Franco Guzzetti se ha qualcosa da aggiungere o un commento. Vai Franco. Innanzitutto complimenti ai relatori dopo di me, perché avete parlato in maniera molto, di cose molto interessanti in maniera molto chiara. Secondo me è molto bello, molto strategico provare anche a ragionare. Stiamo provando su altri tavoli, che cito il tavolo Forestami, Climami, proprio alla programmazione urbana, proprio a far diventare strumento urbanistico tutto quel livello di conoscenza che è emerso oggi. È fondamentale, molto molto importante. E la gente comincia effettivamente a capire queste cose. Ottimo, grazie. Ci sono alcuni spettatori che io posso ovviamente, a cui posso dare la parola, quindi al di là del fatto di usare la chat, se qualcuno vuole intervenire io posso ovviamente dare sia l'audio che il video e farò diventare parte dei relatori, quindi non esitate a metterlo magari nella chat, così io poi posso promuovervi relatori. Francesca, vuoi aggiungere qualcosa? Niente, aggiungo soltanto che come project manager del progetto Verde Vale ringrazio intanto le due città partner, perché ci permettono, come prima cosa, infatti uno dei prodotti del nostro progetto era proprio quello di arrivare ad avere per le due città questo censimento che ci consente ovviamente di avere una conoscenza di dettaglio, come abbiamo visto anche dell'esperienza del Comune di Villa Santa, tutto quello che è stato riportato nei precedenti interventi. Però questo ci aiuta proprio ad una comprensione, così come magari parlo anche da architetto, no? Siamo abituati a avere degli iter prestabiliti nella conoscenza urbanistica delle nostre città, così dobbiamo forse abituarci a pensare al verde proprio da un punto di vista della pianificazione, che nasce proprio con gli stessi step che magari di solito si sviluppa l'urbanistica, cioè io ho una fase conoscitiva, ho una fase di analisi e una fase che mi porta alla progettazione, no? E sicuramente i CAM proprio vanno in questa direzione, cioè nella direzione di ottimizzare questa tipologia di iter. Oltre a questo, ovviamente il fatto di poter sperimentare tecnologie innovative su due città quali Lugano e Bolzano ci aiuta poi a sperimentare queste metodologie su di loro, ma a poi promuoverle e quindi a pensarle da un punto di vista più generale, quindi ad allargare, cioè una metodologia che
è sì localizzata in un posto, ma che diventerà poi globale. Ecco che poi anche un po' l'ottica del nostro progetto, quello di andare a scrivere delle best practice che siano universalmente utilizzabili. Ovviamente avranno livelli di dettaglio maggiori in base alla conoscenza che uno ha del proprio territorio, ma questo comunque dà un metodo. Ed è questo proprio certo. Uno dei prodotti, no, del nostro progetto. Non ho altro da aggiungere. Oh, ottima, ottima puntualizzazione. Non so se i rappresentanti anche delle città di Lugano e Bolzano che sono collegati vogliono aggiungere qualcosa. Io sulle slide di Paolo Viskenic che ha presentato vorrei farvi notare che appunto stiamo utilizzando anche dei sensori per il verde. E questo si coniuga con quello che ci aveva introdotto Franco Guzzetti in termini di smart city, dove evidentemente i dati della città sono la base per tutta una serie di pianificazioni, conoscenze o addirittura azioni data driven, quindi che partono dal fatto che c'è un monitoraggio continuo dei dati. Nel verde ovviamente c'è qualche difficoltà in più, perché non c'è sempre la corrente elettrica, non c'è sempre la connessione dati, quindi a seconda delle situazioni anche la sensoristica che deve essere messa in campo può avere condizioni diverse, ma stiamo sperimentando anche questo e forse anche questo diventerà il racconto di una delle buone pratiche che stiamo mettendo nella nostra enciclopedia delle buone pratiche di Verdevalle. C'è qualche altro intervento? Abbiamo collegato anche il Comune di Milano, quindi eventualmente, visto che abbiamo parlato più volte, se vuole aggiungere qualcosa. Elena? Io aggiungerei forse, sì. Stefano, se posso, tu hai citato giustamente anche il fatto del coinvolgimento dei cittadini. Io non sono entrato su quel tema, ma è previsto nel progetto anche il fatto di condividere poi queste informazioni con i cittadini, quindi sensibilizzare i cittadini sul valore del verde. E per questo è previsto appunto anche un'interfaccia web per i cittadini dove possono apprezzare queste informazioni e sfruttare anche loro le informazioni che vengono da questi algoritmi, da questi studi fatti nell'ambito del progetto. Ottimo, molto interessante. È apparsa Elena Crescini, Comune di Bolzano. A te la parola. Sì, buongiorno a tutti. Volevo semplicemente dire che è impegnativo questo lavoro di seguire un censimento, soprattutto forse anche per una città un po' come la nostra, che è grande e ha tanto verde. Però sicuramente, pur non avendo tutti i dati aggiornatissimi, perché siamo ancora in fase di collaudo di questi dati, anche noi li stiamo già sfruttando per le prossime gare d'appalto e quindi devo dire che effettivamente ne vale la pena. Quello che posso dire da tecnico del verde, che mi occupo del verde da 20 anni, io sono molto contenta dell'introduzione dei CAM. Queste norme in genere creano sempre un po' di scompiglio perché diventano obbligatorie, no? Nel momento in cui qualcosa non è più facoltativo ma è obbligatorio, ci mette davanti al fatto che dobbiamo venirne a patti, sono molto dettagliate e questo comporta un cambio di mentalità, che finora appunto i lavori pubblici avevano questa impostazione proprio da lavoro pubblico, no? Quindi era più a livello urbanistico, mentre il verde veniva sempre in secondo piano. Secondo me è un passo veramente importante perché, come si è sentito da tutte le relazioni anche di oggi, il verde apporta molteplici benefici alle città e a chi ci vive nelle città. E quindi va bene, sarà faticoso, ci adatteremo, ma io li aspettavo con ansia, perché così anche i nostri amministratori politici si trovano davanti al fatto compiuto che bisogna tenere conto anche del verde. Bene, questa è una sottolineatura. Immagino che gli amministratori abbiano anche da questo punto di vista, in quanto rappresentanti dei cittadini, ovviamente questa sensibilità. Chiaramente un conto è
parlarne, ecco, è un conto è magari avere strumenti di decisione e conoscenze molto più accurate e dettagliate che permettano appunto di parlarne magari in termini più precisi e anche facilitare l'interlocuzione, per esempio col pubblico privato, perché è un altro aspetto importante, cioè anche le aziende non sono la controparte della pubblica amministrazione, no? Bisogna anche qui fare un passo avanti. Il progetto Verde Vale pone, diciamo, sullo stesso piano la pubblica amministrazione e le aziende del settore, perché insieme bisogna costruire un valore effettivamente, quindi alzare un po' l'asticella, avere una conoscenza più precisa di che cosa si va a fare e mettere anche, valorizzare le competenze che nelle aziende ci sono, è una prospettiva di crescita anche delle nostre aziende, perché non dimentichiamoci che il Green New Deal e tutte le cose che arrivano dall'Europa e che vanno anche in una direzione di finanziamento pare a breve anche molto consistente, insomma creare posti di lavoro, andare verso una svolta verde e rinnovare l'economia vuol dire aumentare le competenze, vuol dire alzare appunto il livello dell'asticella, avere conoscenze basate su dati nuovi, perché le banche dati, l'innovazione tecnologica è un'altra delle sfide europee, quindi sto generalizzando, ma per dire che siamo in questo percorso, quindi i pezzetti per pezzetti, ogni pezzettino però inquadriamolo in questa prospettiva anche per gli amministratori, no? Che hanno poi questa visione da dover condividere e da mettere in atto nelle politiche locali. Fiori, se mi permette, sfiori un altro argomento. I finanziamenti, certo, molto probabilmente arriveranno, saranno sempre più mirati e meno pioggia, e chiederanno i dati sui risultati, l'oggettività dei risultati, quindi da capo un censimento e un sistema informativo territoriale può quantificare effettivamente con abbastanza precisione i risultati. Il monitoraggio, no? Discriminante per accedere ai fondi. Ah sì, ormai diciamo in tutti i progetti europei e in tutti i fondi il fatto che ci sia una vera ricaduta ormai mi sembra dentro a quasi tutte le iniziative della comunità europea. Bene, siamo stati nei tempi, i nostri spettatori, panelist e attendee sono rimasti fedeli dall'inizio alla fine, quindi sono molto contento, ringrazio tutti, do un'ultima chiamata se qualcuno vuole aggiungere o fare una domanda, ma non vedo mani alzate o richieste che arrivano nella chat. E quindi rimando ai prossimi seminari che faremo sul tema, webinar che faremo appunto come anticipato, approfondiremo che cosa succede a Lugano e che cosa succede a Bolzano e ovviamente nel contesto svizzero dove per esempio i CAM non ci sono per quanto riguarda il Canton Ticino e in provincia di Bolzano rispetto magari anche alle quindi il contesto locale, anche gli interventi, magari. Va bene, allora decidiamo che abbiamo concluso questo webinar. Vediamo, siamo tutti d'accordo? Noi democraticamente chiediamo, sì? Va bene, allora chiudiamo la giornata. Ancora grazie a tutti, veramente è stato molto interessante. Un saluto. Alla prossima. Andate sul sito e registratevi alla mi raccomando. Arrivederci. Grazie.